Lecce vince contro l'Atalanta e fa 3 punti, va a 12 punti, la Cremonese pareggia con il Milan e guadagna un punto importantissimo. Noi cosa facciamo? Ragazzi, intanto iscrivetevi al canale, lasciate un like al video e andiamo a analizzare la partita perché questa sera la Sampdoria diciamo che è entrata in campo con tanta voglia, tanta grinta, anche troppa forse, secondo il mio parere, punto di vista. Su tutti i palloni contro Pafoga e soprattutto nel primo tempo. E poi c'è una cosa che continuiamo a portarci avanti. Non si tira, ragazzi. Da davanti non si tira. Il primo tiro è arrivato al 33esimo. E soprattutto si incassano un sacco di gol. E questo l'abbiamo visto tutti, lo vedono tutti. Non è che lo dico io perché sono. E non si può. Nei primi 30 minuti prendiamo sempre un gol. Anzi, nei primi 15 minuti. Un secondo tempo che invece diciamo che è stato lasciato in mano ai Granata che hanno continuato a giocare senza spingere più di tanto, ma trovando comunque il secondo gol. La Samp di positivo posso dire che là davanti Montevago si è sbattuto parecchio, anche se non è tanto preciso, ha sbagliato un colpo di testa che era davanti al portiere del Torino, scusate, non mi ricordo il suo nome, e quella era da mettere dentro assolutissimamente. E nel secondo tempo anche un altro colpo di testa fuori completamente dallo specchio della porta, poi ha provato al volo di destro, ma anche lì siamo andati fuori dalla porta. Pochi tiri, sterili, sterili. Appunto continua a fare il suo gioco, a proteggere la palla, a cercare il suo fallo. A volte riesce a girarsi. Loro invece due gol, hanno fatto due gol senza l'appoggio. Andateveli a riguardare, l'attaccante si è staccato dal difensore, ha fatto un movimento, si è fatto scendere la palla sotto e senza neanche guardare la porta l'ha infilata nell'angolo. Due gol fotocopia. E cosa dire? Cosa dire? Sabato sarò allo stadio, Forza Doria, contro il Lecce, ce la metteranno tutta, noi saremo lì, ce la metteremo tutta, ma è dura ragazzi, è dura, speriamo che arrivi una società che è in grado di fare un mercato serio perché in campo non vedo una grandissima qualità, poi c'è da dire anche che comunque i ragazzi sono molto, molto tesi e lo si vede da come toccano il pallone, ogni tocco di palla. È un tocco frenetico, è un tocco che lo sbagli, fai due passaggi, il terzo è troppo lungo, non ci si trova fra reparti, a volte si guardano anche fra di loro, si mandano quasi a cagare perché, cioè, passatemi il termine, non va bene, non va bene. La situazione in generale non va bene e li condiziona tantissimo, lo si vede mentre giocano a calcio, però non è neanche possibile continuare a prendere gol nel primo tempo, senza cercare di portare avanti questa partita e magari nel secondo tempo, che sono più stanchi gli avversari, tu sei più tranquillo, provi ad affondare e provi ad arrivare al gol. Niente, niente. Primo tempo, andiamo, cerchiamo di dare tutto, scorrono su qualsiasi pallone, ma poi alla fine i risultati sono altri. Stankovic espulso nel secondo tempo, si è fatto prendere dal nervosismo anche lui, giustamente. Pesa anche lui su di lui, molto su di lui questa situazione. Stankovic che sta cercando di fare qualsiasi cosa perché ha cambiato 10.000 formazioni, ha fatto entrare qualsiasi giocatore a sua disposizione. È anche vero che ha tanti infortunati, tanti indisponibili. Ragazzi, ci vediamo sabato allo stadio, sarò in sud. Mi raccomando, venite, venite perché i ragazzi ne hanno bisogno. La Sampdoria va sostenuta sempre. La 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 la, noi sosteniamo la Sampdoria, la 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 la, noi sosteniamo la Sampdoria, la 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 la, bastardo è chi non lo fa, la 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 la.